Andiamo, cazzo, mamma mia, quanto godo, cazzo, quanto godo! Ci davano tutti per morti, ci davano tutti per morti! Convintissimi loro di vincere questo derby. L'abbiamo vinto e meritato, meritato, strameritato! Ragazzi, ho tachicardia, oh, che... Loro due gol hanno fatto, cazzo, mischie, carambole, dai, ma dal piano del gioco, cazzo, li abbiamo messi sotto. Il primo tempo, il secondo, cazzo, quanto godo, mamma mia, quanto godo stasera, mamma mia. Oh, ragazzi, Dio benedica aver recuperato i leader tecnici, perché questa squadra con in campo De Vrij e Skriniar, che oggi sono stati perfetti, Stefanone ha riscattato anche l'errore con l'Eintracht. Oh, cazzo, ce la fanno. Con un bellissimo gol di testa, alleluia, abbiamo fatto un cazzo di gol di testa. Madonna, quanto godo, siamo di nuovo terzi e di nuovo a più due. Tutte e 2 settimane a prenderci per il culo, siamo sopra, siamo sopra. Mamma mia, quanto godo. Oh. Un gol di testa finalmente, un gol di testa. Ma stavo dicendo, Dio benedica che abbiamo recuperato i leader tecnici. Lautaro, Lautaro, Lautaro mio. Lautaro sì, oh mio signore. Lautaro sì, oh mio signore. Pronti via, 2 minuti, un attaccante lì fa come Castillejo alla fine con Handanovic, no? Che di testa gliela tira addosso. Lui invece, furbo, vede l'inserimento, tac. Di Vesino, pam! Ah, Vesino, alleluia. Oggi Vesino, gol a parte, ha fatto una grande partita, eh. Ma oggi anche quelli più scarsi, almeno ci hanno messo tanto cuore e sono stati assolutamente migliori di quelli del Milan. Ah, oggi non posso dire nulla di male ai nostri, nulla. A nessuno. D'Ambrosio alla fine si è immolato, ha salvato un gran gol. Ce n'era 3-3, era la beffa delle beffe, perché non l'avremmo meritato. Non l'avremmo meritato. Handanovic alla fine ha fatto quella parata là, alla fine, ma Castillejo l'ha preso. La difesa oggi non è stata mai pom pom pom, dov'è? Pom pom pom, oggi le pistole, pom pom pom, no, oggi non ha sparato Piontek, pom pom pom, dov'è? Oggi non ha sparato Piontek. Oh, quanto godo, mamma mia. Oggi Skriniar e De Vrij a pom 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 non hanno fatto sparare oggi. Oggi le cartucce oggi niente, niente. Ah, alleluia, quanto cazzo ci meritavamo una soddisfazione del genere. Ah, alla faccia di tutti quelli che volevano perdere. Io oggi ho visto pieno il web di gente che voleva perdere questo derby per mandare subito via Spalletti. Lo sanno anche i muri che a giugno comunque andrà via Spalletti. Voi volevate perdere il derby per mandare via Spalletti e per poter dire: hai visto senza Icardi, hai visto senza Icardi, cazzo, gioca Lautaro, gol e assist, quando l'ho visto sul dischetto, cazzo, le gambe mi facevano Giacomino, Giacomino, porca puttana. Allora, partiamo dal portiere. Handanovic ha fatto 2 parate il primo tempo abbastanza facili, nel finale l'ha preso praticamente Castillejo di testa, ma miracoli non ne ha fatte Handanovic. Cioè, io ricordo 2 paratone di Donnarumma, ma di Handanovic paratone pazzesche non le ricordo. D'Ambrosio ha salvato un gol, quando poi si deve spingere torna indietro, però oggi ha fatto qualcosa di buono Danilo, anche quando si è proposto. De Vrij, Skriniar a pom 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 non gli hanno fatto toccare una palla praticamente. Asamoah, bella partita di Asamoah, bella partita di Asamoah, ha recuperato un sacco di palloni nel finale, lottato, ha gestito bene la palla. Oggi questo mi è piaciuto della squadra, oggi abbiamo gestito bene la palla da dietro, benissimo, benissimo. Brozovic ha giocato benissimo, benissimo, Dio lo benedica, poi si sa che non è al meglio, è dovuto uscire Brozovic, è entrato Borca. Ma lo stesso Gagliardini, cioè questi giocatori qua mediocri, che comunque per me, io non sono ipocrita, cioè l'Inter per me l'anno prossimo deve ripartire da gente più forte.
cioè, i vari Gagliardini e compagnia, D'Ambrosio, possono essere massimo delle riserve che fanno spogliatoi, ma comunque oggi non posso dire niente manco a questi ragazzi, perché ci hanno messo tutto. Gagliardini con la testa spaccata comunque ha dato il massimo fisicamente, poi si sa che comunque è un giocatore lento, ma ha dato la fisicità in mezzo, ha dato il massimo, bene così. Vesino oggi ha giocato quasi più da trequartista e lo preferisco più da trequartista che da mezzala, perché si inserisce un po' di più, si inserisce un po' di più. Oggi è stato pericolosissimo Vesino, ma il primo tempo, ragazzi, potevamo già chiudere la partita. Cioè, il primo tempo è dominato, secondo me. Potevamo già chiuderla la partita. Potevamo già chiuderla, si è mangiato un gol Vesino, dopo aver fatto 1-0. Un altro gol D'Ambrosio, la carambola, un tocco che è mancato di Lautaro lì davanti Donnarumma. Abbiamo creato tante occasioni, tanti presupposti, bravi. Oggi bravi, 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 bravi tutti, 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 allenatore, giocatore, oggi bravi, bravi tutti. La partita è stata preparata bene, una partita dove tutti ci davano per morti, tutti, noi interisti in primis. Io vedevo tanti miei compagni, oggi stavo impazzendo. Oggi stavo impazzendo, dove cazzo andavo a mettere occhio, in qualsiasi posto, tutti con interisti contro l'Inter. Una cosa schifosa. Una cosa schifosa, gente che si augurava di perdere questo derby. Gente che si augurava di perdere questo derby. Voi mi manderete al manicomio. Infatti ho fatto un post sulla mia pagina Facebook poco prima della partita, andatelo a vedere. Godo alla facciaccia vostra, godo come un maiale alla facciaccia vostra. Ah! Che bellezza! Centrocampo quindi bene. Abbiamo dominato a centrocampo. Dominato, dominato dal punto di vista del gioco, del palleggio. Abbiamo dominato. E noi abbiamo giocato 3 giorni fa, loro erano freschi. Però anche dal punto di vista dell'intensità, poi un po' si è calato, ma è anche normale. Questa è una squadra impaurita, ragazzi. Una squadra impaurita che per due carambole a momenti si trova a pareggiare un derby che aveva molto, non dico strameritato di vincere, ma assolutamente meritato di vincere, assolutamente. Non ci piove, non ci piove. Sto derby l'Inter aveva strameritato di vincere. Politano, bellissima partita. Si è guadagnato il rigore, è stata una spina nel fianco di Rodriguez, l'ha puntato, l'ha saltato, ha preso falli, ha creato scompiglio, ha saputo gestire il pallone molto bene, è tornato quel Politano vivace di inizio stagione che mi è piaciuto molto. Perisic, tutto sommato, poteva incidere molto di più, secondo me, tecnicamente, ma si è fatto tanto nel mazzo, glielo riconosco oggi. E poi arriviamo a lui. Arriviamo a lui, arriviamo a lui. L'ho detto, oggi ci dobbiamo aggrappare sulle spalle del toro. Ci dobbiamo aggrappare sulle spalle del toro. E ci ha aggrappato, ci ha portato su il toro e ci ha trascinato alla vittoria. Cazzo, gol e assist al suo primo derby. Primo derby di Lautaro Martinez, gol e assist. Noi degli indegni ne possiamo fare a meno. Ne possiamo fare a meno degli indegni. In campo si lotta. Io non posso accettare di vedere gente che si spacca la capoccia, gente che ha giocato infortunata, gente semirotta e c'è chi se ne sta a casa sua, quasi quasi a gufare l'Inter. Non la posso accettare sta cosa, mi dispiace. Poi fate quello che vi pare, trovate un compromesso per fare pace. Io quello nella squadra titolare non lo voglio più. Facesse il panchinaro di Lautaro, perché questo Lautaro non va messo in panchina, questo Lautaro deve giocare sempre, sempre, perché si sbatte, corre, fa giocare i compagni, fa gli assist, fa gli inserimenti, fa le sponde. Ha giocato contro due difensori con un mismatch importante di centimetri, ha tenuto sempre palla, sempre palla. Si era preso un fallaccio di Conti. Era quasi rosso, era arancione lì. Poteva scegliere rosso o giallo, ha scelto giallo, alla fine ci poteva pure stare. Si era preso un altro fallo là. Questo, ragazzi, è forte. Questo è forte e va fatto giocare. Oggi godo come un toro. Amici milanisti, eravate straconvinti di vincere questo derby. Straconvinti, straconvinti, tutti, straconvinti di vincere questo derby. Morale della favola. L'Inter è terzo, il Milan torna quarto. Ah, che bellezza! Ah, quanto godo stasera, mamma mia! Fatemi godere stasera come un matto. Stasera godo come un matto. Ah, quanto godo! Mamma mia, che goduria! Bravi, oggi bravi, bravi, partita dominata. Derby meritato, avete dato il cuore. Avete dato tutto, è innegabile oggi. Con tutti i limiti che avete dal punto di vista tecnico, ma ripeto, Dio benedica aver ritrovato i leader tecnici in questa squadra. Dio
Non ci dimentichiamo che manca pure Nainggolan, che comunque qualcosa in più te la dà rispetto a chi c'è. Assolutamente, ma in questa squadra sono imprescindibili Brozovic in mezzo al campo, i due centrali, l'ho sempre detto, De Vrij l'ho difeso pure col Francoforte, che ha fatto la cazzata. Finalmente abbiamo fatto un cazzo di gol di testa, abbiamo quella batteria di centrali, non facciamo un gol di testa, Skriniar poteva pure segnare oggi di testa, lasciato da solo, poteva chiudere la partita. Che volete che vi dica, ragazzi? Alleluia, oggi godo come un porco e ci sentiamo domani un po' più a freddo perché oggi godo come un porco. Oh, come Milano siamo noi, tornati lì al terzo posto e voi di nuovo dietro, di nuovo dietro, di nuovo dietro. Grande toro, pom pom pom, oggi non ha sparato, pom pom pom, dove le cartucce di pom pom pom, dove sono? Pom pom pom, dove? Dove? Non c'è la cartuccia di pom pom pom, oggi non c'è. Ragazzi, sto impazzendo, ma godo tanto perché questa gioia ce la meritavamo. La stagione resta quella che è, una stagione negativa, ma una soddisfazione del genere ce la meritavamo. Ah, alla faccia dei nostri compagni di fede che ci hanno gufato perché volevano mandare via Tizio, Caio, e perché volevano dimostrare che senza quello lì non si vince, non si vincono i derby, eccetera, eccetera. Ancora oggi mi avete commentato sotto il mio post dedicato a Lautaro che senza Icardi siamo poca roba. Toh! Un saluto a tutti, in particolare agli amici rossoneri che continuano a guardarci quindi dal basso verso l'alto. Sempre, sempre ama, ragazzi, lasciate un like se godete quanto me, iscrivetevi al canale, fate tutto quello che vi pare. Vi amo, vi amo. Ciao ragazzi. Milano siamo noi, Milano siamo noi.